Ciao, bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come Albano potrebbe avere una nuova fidanzata. Questa nuova voce ha fatto strabuzzare gli occhi a tutti i fan del cantante. Albano è stato di recente ospite di Silvia Toffanina Verissimo e non ci è andato da solo. Con lui c'era infatti la famosissima cantante Iva Zanicchi, con la quale ha da sempre un rapporto molto amichevole. A mettere la pulce nell'orecchio ai fan sul reale rapporto tra i due cantanti è stata la stessa Toffanin con una domanda molto audace. La conduttrice, infatti, appena i due ospiti hanno preso posto, ha esordito con "Sei qui con la tua nuova fidanzata". Un'affermazione che ha fatto strabuzzare gli occhi ai fan del cantante. La Zanicchi ha confermato, scherzosamente, "Sì, siamo fidanzati". Una risposta bonaria volta a far cadere le voci di un flirt tra lei e Albano. Ma ad alcuni fan il dubbio è rimasto. Albano, nuovo amore all'orizzonte con Iva Zanicchi? Dalla risposta poco seria della Zanicchi la maggior parte del pubblico ha subito capito che le voci sulla presunta love story tra lei e l'amico di sempre, Albano, sono del tutto infondate. Alcuni però hanno ancora la convinzione che i due stiano celando un rapporto più profondo. L'audace Toffanin è di nuovo passata all'attacco dichiarando "l'hanno detto su tutti i giornali". I due erano infatti già stati avvistati insieme all'autodromo di Monza, dove si sono presentati mano nella mano. In realtà, però, il loro rapporto sarebbe solamente amichevole, rafforzato dai tanti anni trascorsi insieme. Albano ha dichiarato di aver conosciuto la Zanicchi molti anni fa e di essersi subito innamorato della sua voce cristallina, solo della sua voce, però. I due hanno poi dato inizio a un'amicizia duratura, che è riuscita a proseguire nel tempo nonostante i lunghi periodi di assenza. La sincerità è la prima dama nel nostro rapporto. Al che Iva, sotto lo sguardo attonito della Toffanin, ha ribattuto con la solita vitalità: "Se ti piacciono le vecchie, guarda che io ti faccio morire". Un'affermazione un po' azzardata che ha spinto la conduttrice a chiedere aiuto all'Albano: "Albano, aiutami, calmala". Entrambi i cantanti non hanno però nascosto il desiderio di incidere, in futuro, un album insieme. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate e iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.